L'ordine del giorno reca l'audizione del generale di brigata della Guardia di Finanza Giuseppe Arbore sulle linee d'azione a tutela dei consumatori e contrasto delle frodi negli attuali scenari di crisi. Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme della libera audizione ed è aperta alla partecipazione da remoto dei colleghi della Commissione per la tutela dei consumatori, che saluto insieme ai colleghi in presenza. Saluto e ringrazio il generale Arbore che è qui con noi per aver accettato il nostro invito, così come ringrazio il vertice della Guardia di Finanza per la collaborazione che inizia con questa seduta e mi auguro proseguirà sempre più costruttivamente nel corso del tempo anche attraverso, diciamo, la collaborazione amministrativa con gli uffici della Commissione per le attività di inchiesta, di approfondimento e di analisi che la Commissione porterà avanti. E do a questo punto al generale Arbore la parola per la sua relazione. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Naturalmente porgo il saluto del nostro comandante generale, il generale del Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana, e il suo ringraziamento, a cui unisco il mio, per questa opportunità di offrire un contributo ai lavori della Commissione. Beh, io cercherò di delineare quelle che sono le linee di azione della Guardia di Finanza negli ambiti ovviamente di interesse della Commissione. E lo farò con un focus particolare agli attuali periodi, quello prima della pandemia e adesso, ahimè, della crisi russo-ucraina, che hanno determinato nuove frontiere anche nell'azione di contrasto, perché sono nate nuove possibilità di illecito profitto da parte delle organizzazioni criminali. La Guardia di Finanza ha rapidamente adattato la sua attività operativa proprio per fronteggiare fenomeni nuovi che in parte erano già presenti prima della pandemia, ma che con la pandemia si sono acuizzati, e fenomeni che anche nell'attuale momento si stanno manifestando. Consentitemi preliminarmente una breve introduzione su quella che è la nostra missione e in quale ambito della missione noi concentriamo l'azione a tutela dei consumatori. Sapete tutti che la Guardia di Finanza è un corpo di polizia militare, ordinamento militare, dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze. I suoi compiti nel tempo si sono evoluti, noi nasciamo, sapete, come polizia doganale, da lì poi siamo diventati polizia tributaria, ma da ultimo nel 2001 con un intervento normativo strutturato, il decreto legislativo 68 del 2001, siamo diventati polizia economico-finanziaria a competenza generale. Questo cosa vuol dire? Polizia finanziaria vuol dire azione di prevenzione e contrasto degli illeciti che attengono i bilanci pubblici, degli enti territoriali, ma anche bilanci europei, quindi tutta l'attività di contrasto all'evasione fiscale, a tutte le condotte che sottraggono gettito ai bilanci pubblici, ma anche un focus sul lato della spesa pubblica. Questo è il tema della polizia finanziaria. Ma a tutela dei consumatori trova una sua espressione nell'azione della Guardia di Finanza quale polizia economica. Polizia economica vuol dire attività di tutela del mercato, vuoi mercato di beni e servizi, vuoi mercato di capitali. Quindi sono molteplici le azioni che direttamente o indirettamente in questo ambito vanno a tutela dei consumatori. Tutta questa missione istituzionale, mi preme sottolinearlo, è organizzata attraverso piani operativi. Il nostro modo di agire non è un intervento indifferenziato sulla massa di soggetti, è sempre molto mirato ed indirizzato. Per far questo ci siamo organizzati con una componente speciale, una serie di nuclei speciali, io ne evocherò alcuni nel corso del mio intervento, nuclei speciali che sono deputati a presidio di un ambito operativo specifico. Abbiamo un nucleo speciale beni e servizi che si occupa appunto della tutela del corretto funzionamento nel mercato dei beni e servizi. Ogni nucleo speciale svolge un'azione di analisi continua, è in relazione costante con tutte le altre istituzioni e autorità di regolazione che hanno una competenza nello specifico settore e raccolgono tutte le informazioni che arrivano dal territorio. Perché il fenomeno va affrontato, va previsto non soltanto attraverso incroci di banche dati. Molte delle informazioni non sono ritraibili da interrogazioni di banche dati, ma vanno acquisiti sul territorio attraverso un controllo sul territorio. Questo ciclo continuo di osmosi di informazioni
fa sì che il reparto speciale possa indirizzare attraverso analisi specifiche l'azione dei reparti. Ecco che questa analisi, in uno con metodologie operative che elaboriamo a livello centrale, creiamo quest'anno 50 piani operativi. In ogni piano operativo c'è la descrizione dei fenomeni da aggredire, c'è una loro precisa georeferenziazione, in modo tale che ciascun reparto possa calibrare la propria azione in ragione della dimensione del fenomeno nel suo territorio. Vi è l'insieme delle metodologie operative da adottare in quello specifico contrasto, ovviamente facendo tesoro delle best practices che si sono diffuse sul territorio. E c'è un continuo feedback di questa azione a livello centrale per, se del caso, riorientare il piano operativo sul territorio. Quindi dicevo, i controlli sempre molto calibrati. Controlli a massa difficilmente, non ne facciamo assolutamente. Il controllo a massa non dà ragione dell'ottimale rapporto costi-benefici dell'agire pubblico. Ogni controllo deve trasmettere fiducia, quindi anche le metodologie del controllo devono essere parametrate, proporzionali alla tipologia di illecito. Naturalmente un controllo più incisivo, più determinato, di fronte a organizzazioni criminali strutturate, un controllo dialogante con il cittadino o col contribuente che sia, che spesso talvolta, parlo del consumatore, è vittima di truffe di ampio respiro. Accanto quindi al tema del tutela dei beni e servizi, vi è anche l'altro aspetto su cui mi soffermerò, che è la tutela del mercato dei capitali, dove spesso si annidano varie tipologie di truffe, dalla raccolta abusiva del risparmio, piuttosto che da preordinate forme anche di acquisizione indebita di dati personali finalizzati a frodi di carattere finanziario. La cifra del nostro operato è caratterizzata è la trasversalità. Cosa intendo per questo? Le imprese criminali hanno un'ampia platea di interessi. L'organizzazione criminale non si dedica ad una sola tipologia di illecito. Corruzione, dietro la corruzione c'è molto spesso la falsa fatturazione, c'è l'evasione fiscale per la creazione di fondi in nero, dietro alla contraffazione c'è lo sfruttamento di manodopera irregolare, tante sono le fenomenologie illecite che si intersecano nell'agire dell'impresa criminale. E quindi il nostro approccio non può che essere trasversale, cioè approfondire tutte le tipologie di illeciti che si presentano al momento del nostro controllo. È tipica l'azione di polizia giudiziaria in questo, attraverso un'azione di polizia giudiziaria noi riusciamo ad acquisire una serie di elementi che poi ci sono utili per voi attivare altre attività in altre missioni istituzionali, voi per fornire un ulteriore quadro probatorio ad una situazione già nota. Ma cominciamo con la lotta alla contraffazione. Qualche numero che dà la cifra un po' del nostro impegno. Nel biennio 2020-2021, fra l'altro come sapete caratterizzato dalla pandemia, abbiamo effettuato oltre 15.000 interventi, abbiamo dato esecuzione a oltre 3.600 deleghe da parte dell'autorità giudiziaria e abbiamo sequestrato 638 milioni e mezzo di prodotti contraffatti, insicuro o in violazione alle norme sul Made in Italy, o addirittura riportanti indicazioni false di attestazioni DOP o IGP. 6.400 le persone denunciate all'autorità giudiziaria, 22 milioni di euro sequestrati, 266 società ritenute responsabili per responsabilità amministrativa degli enti, come sapete, decreto legislativo 231 del 2001. Abbiamo oscurato 725 siti internet, altro ambito su cui mi soffermerò più avanti, che commercializzavano online merce contraffatta, ovvero con false indicazioni del Made in Italy, ovvero merce non sicura. Settore agroalimentare, voi sapete, il settore primario del nostro paese è fondamentale, è un settore trainante, anche caratterizzante proprio delle eccellenze italiane agroalimentari, appunto. Bene, abbiamo sequestrato 5 milioni di litri e oltre 3.600 tonnellate di prodotti agroalimentari che erano oggetto di contraffazione o frode fiscale. Tra i beni sequestrati, oltre 107 tonnellate recavano false attestazioni DOP e IGP, dove sapete abbiamo eccellenze a livello europeo.
sempre date il biennio 2020-2021, confermo, sì. Qual è la gamma delle merci sequestrate? Beh, è molto ampia, si va dai giocattoli ai ricambi per auto, e di ieri un grosso sequestro fatto alla Guardia di Finanza a Como, proprio di ricambi di auto, che voi sapete rappresenta un rischio anche per la salute e per l'integrità fisica dei conducenti delle autovetture, perché abbiamo anche sequestrato freni contraffatti. Voi potete immaginare le conseguenze potenziali di questo illecito, ma anche articoli di profumeria, detersivi, cosmetici, ferramenta e così via. Dall'indagine emerge che non vi è alcuna remora da parte delle organizzazioni criminali a mettere a repentaglio la salute pubblica. Vi do qualche, giusto nel corso del mio intervento farò riferimento a qualche operazione, ma solo allo scopo di darvi contezza delle fenomenologie illecite in cui ci siamo imbattuti. La compagnia di Olgiato e Comasco nel 2021 ha individuato appunto già l'anno scorso una fabbrica di ricambi automobilistici contraffatti. I prodotti venivano commercializzati con la riproduzione dei loghi di noti brand, ovviamente automobilistici, e addirittura con la posizione della dicitura genuine parts, quindi componenti originali. 400.000 pezzi di ricambio sono stati sequestrati che riportavano il logo contraffatto. 14.000 pezzi. 28 cliché che serviva praticamente per la riproduzione del marchio. Altra attività, altro ambito, pellet, gruppo di Cosenza, ma ripeto, cito soltanto alcune delle operazioni. Sempre nel 2021 300 tonnellate di pellet contraffatto. Anche qui l'indicazione della qualità del pellet era contraffatta, in realtà dalle perizie svolte aveva una qualità di gran lunga inferiore. Naturalmente con danni anche per l'ambiente, perché molto spesso in questi casi vengono utilizzate sostanze chimiche dannose che chiaramente con la combustione vengono rilasciate in atmosfera. Compagnia di Pomezia. Qui cambiamo ambito. Nei primi mesi del 2020 la Compagnia di Pomezia, in collaborazione con appunto il nostro nucleo speciale Beni e Servizi, ha individuato un'associazione criminale che era dedita non soltanto in Calabria, ma in Italia e all'estero, alla vendita e distribuzione di materiale editoriale attraverso piattaforme di distribuzione online. Parliamo proprio di libri. 1,2 milioni di opere editoriali riprodotte, ovviamente, in violazione del diritto d'autore. Giocattoli, tenenza di Roseto degli Abruzzi, 3 milioni 700.000 giocattoli che riportavano la falsa attestazione CE, e quindi riportavano falsamente il possesso dei requisiti per la commercializzazione in ambito europeo, ovviamente erano giocattoli potenzialmente pericolosi. Compagnia di Empoli, andiamo al Made in Italy. Tutti noi conosciamo il vino Sassicaia. Ebbene, nel 2020 la Compagnia di Empoli ha disarticolato un'organizzazione criminale che aveva posto in essere la falsificazione del Sassicaia. In realtà il vino era prodotto in Sicilia, le bottiglie provenivano dalla Turchia, le etichette, i tappi, le casse, la carta velina in Bulgaria. Il tutto veniva assemblato ovviamente in Italia e abbiamo sequestrato 6.600 bottiglie di vino Sassicaia 2015, peraltro un'annata particolarmente costosa sul mercato. Sempre il vino, Nucleo di Foggia, 1 milione di litri di vino comune che era venduto con false indicazioni di origine protette IGP. Prodotti alimentari, ancora, apriti sesamo l'operazione, perché il gruppo di Torino del 2021 ha sequestrato 500 tonnellate di semi di sesamo. Perché cito questa operazione? Proprio per il potenziale danno alla salute. In alcune partite c'erano quantità di ossido di etilene 520 volte superiore al limite massimo consentito. Sempre nell'ambito alimentare, il famoso limoncello, altra operazione della Guardia di Finanza, questa volta del Nucleo di Napoli, nel 2021, operazione denominata Bad Drink. Bene, il limoncello era prodotto con gel igienizzante, usavano gel igienizzante, 300.000 contrassegni di Stato, false etichette e così via. Che cosa emerge da tutto questo? Intanto la pericolosità dell'agire di queste organizzazioni, il potenziale danno per il consumatore e poi un modus operandi molto diffuso. Per eludere i controlli, soprattutto alle frontiere, non viene intanto è merce per lo più prodotta all'estero, al di là dei casi alimentari
dire ultimo, che è da ultimo citato. Questi prodotti, queste materie prime, vengono importate in maniera separata e assemblate in Italia, in modo tale che alle frontiere non ci si imbatta nel prodotto contraffatto. L'assemblaggio avviene in Italia, gli imballaggi vengono realizzati in Italia e anche il marchio molto spesso viene apposto in Italia proprio per evitare i controlli. Questo cosa vuol dire? Beh, vuol dire che l'azione investigativa deve essere pregnante. Vedete, noi abbiamo dato ai nostri reparti indicazioni precise in materia di contrasto alla contraffazione. L'operazione di servizio a termine nel momento in cui viene ricostruita l'intera filiera della produzione, per arrivare quindi alla fabbrica, per arrivare a disarticolare l'intera organizzazione e soprattutto al termine aggredire i patrimoni illecitamente accumulati. Questo deve essere l'obiettivo dei nostri reparti ed è l'obiettivo dei nostri reparti, perché solo così si toglie poi la linfa vitale alle organizzazioni criminali. Tenete presente, a dimostrazione di quanto vi ho detto, che il 90,1% dei nostri sequestri non è negli spazi doganali, è nel territorio. Questo proprio per dire come non è difficile imbattersi proprio negli spazi doganali, in queste tipologie ampie di produzione di merce contraffatta. Naturalmente in questa azione noi ci avvaliamo delle più avanzate tecniche di indagine, non da ultimo anche di operazioni speciali, operazioni sotto copertura. La legge ci consente anche di ritardare o mettere l'azione di PG, ovviamente di concerto con l'autorità giudiziaria, proprio allo scopo di risalire l'intera filiera e risalire all'intera organizzazione criminale. Operazioni sotto copertura che svolgiamo molto spesso anche su internet con ovviamente nostre false identità. In tutto questo, vedete, fondamentale è, come dicevo, l'attività di intelligence sul territorio, ma anche un po' il fare squadra con tutte le istituzioni e con le associazioni di categoria con cui noi abbiamo un contatto continuo. A questo proposito segnalo un nostro sistema informativo anticontraffazione, si chiama SIAC, appunto Sistema Informativo Anticontraffazione, che consente un dialogo continuo proprio con i titolari dei marchi. Ogni impresa, registrandosi in questo sito, può aiutare il nostro lavoro caricando le caratteristiche tecniche del prodotto, anche segnalando informazioni che i loro servizi di controllo interno possono ovviamente veicolarci per agevolare il nostro lavoro. E per noi è importante perché più informazioni abbiamo, più i nostri operatori sul territorio sono in grado di subito intercettare merce potenzialmente contraffatta. È un dialogo che abbiamo anche con i cittadini, adesso lo stiamo rigenerizzando il sito proprio per renderlo anche più user friendly, come si usa dire, nei confronti dei cittadini, dedicando parte anche alla educazione alla legalità, alla cultura dell'anticontraffazione e anche modalità per difendersi da possibili truffe e saper quindi individuare la merce contraffatta. Questo sistema, il SIAC, è gestito appunto da un nostro reparto speciale, nucleo speciale beni e servizi, che fra l'altro è titolare anche all'inserimento in ambito comunitario dei cosiddetti alert. Quando cioè c'è un sistema comunitario si chiama, di allerta rapida, si chiama GRAS RAPEX, che per l'Italia fa capo al Ministero dello Sviluppo Economico, che serve ad allertare in contemporanea tutti i Paesi membri della pericolosità di un determinato bene, un determinato soggetto, di un determinato prodotto. E quindi il nostro reparto speciale, ovviamente al presentarsi dei presupposti, inserisce in questo sistema di allerta rapido l'informazione specifica. Naturalmente in queste indagini, che sono indagini economico-finanziarie, come in tutte le altre indagini di carattere economico-finanziario, la proiezione internazionale della nostra investigazione è pressoché costante. Quindi spesso favoriamo la creazione di squadre investigative comuni, che ovviamente l'ordinamento ci consente, le Joint Investigation Teams, con le polizie dei altri Paesi membri, proprio perché questa organizzazione, come facevo il caso prima della delocalizzazione della produzione, impone un'indagine di carattere internazionale e agire in contemporanea fra più forze di polizia è lo strumento migliore per contrastare queste fenomenologie illecite.
Partecipiamo a operazioni internazionali congiunte, naturalmente questo in sinergia con i collaterali esteri, con gli organismi, le agenzie sovranazionali, mi riferisco a Europol, a Interpol, all'Olaf, all'Organizzazione Mondiale delle Dogane. Peraltro quest'anno la Guardia di Finanza ha il ruolo di co-driver in una priorità, in una di queste operazioni internazionali, che è l'IP Crime Counterfeiting Goods and Currencies, quindi contraffazione di beni e monetaria, nell'ambito del Policy Cycle, che è una modalità, un ciclo programmatico di interventi attraverso la quale l'Unione Europea affronta in maniera strutturata un'azione di contrasto a minacce criminali. Le nostre linee di intervento, come dicevo prima, si sono rapidamente modificate nel periodo pandemico. Ancor prima del lockdown, quindi già a febbraio, prevedendo che ormai la pandemia, si sapeva, in Cina già si era scoppiata. Immaginavamo già che ci sarebbe stato da lì a breve una forte richiesta di dispositivi di protezione individuale, dove il mercato ha questi shock, la criminalità economica si inserisce per fare profitto. Ecco che da subito abbiamo riorientato la nostra azione, addirittura nel periodo della pandemia abbiamo anche sospeso i controlli fiscali per ovvi motivi, naturalmente di concerto con il nostro ministro, e abbiamo quindi concentrato le nostre attività operative su quei fenomeni che potevano destare maggior allarme sociale. E quindi dispositivi di prevenzione e protezione individuale del contagio. Qualche dato anche qui, sempre nel biennio 2020-2021, circa 204 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuali contraffatti o non sicuri sono stati sequestrati. 174 mila litri di igienizzanti che invece erano venduti come disinfettanti. Abbiamo denunciato 1.800 soggetti, irrogato 570 sanzioni di carattere amministrativo. Un'operazione, quella della Guardia di Finanza di Gorizia, da sola ha portato al sequestro di 115 milioni di mascherine che non erano conformi. Erano mascherine, guardate, che erano destinate al personale sanitario delle ASL del Friuli Venezia Giulia. E a seguito delle perizie che abbiamo fatto fare ad appositi laboratori, è emerso che aveva una capacità filtrante addirittura 10 volte inferiore a quella prevista per quella specifica mascherina. Anche se riportava la marcatura CE, molto spesso non erano conformi, perché anche, a parte che veniva falsificata la marcatura CE, ma c'è stato anche un caso, anzi più di uno a dire il vero, in cui alcuni organismi di certificazione dichiarano falsamente di essere autorizzati ad apporre la marcatura CE. Quindi non erano stati autorizzati ovviamente dall'Unione Europea. Il nucleo di Napoli, qui a testimonianze di come risaliamo sempre l'intera filiera, è partito da un sequestro di 773 confezioni di igienizzanti spray in una profumeria. Risalendo l'intera filiera, svolgendo le indagini, si è arrivata alla fabbrica di produzione, a Frattamaggiore, e lì ovviamente abbiamo sequestrato 1.500 litri di composto liquido, 20.000 flaconi di igienizzante, in assenza di qualsivoglia autorizzazione ministeriale. E poi c'è il mondo di Internet. Voi sapete, nel periodo della pandemia, l'e-commerce è esploso letteralmente e anche le potenzialità di sfruttamento illecito dell'e-commerce sono cresciute. Del resto nel territorio virtuale è più esposto ancora il consumatore, perché è più facile veicolare messaggi di genuinità o indirizzare verso siti, che molto spesso si trovano naturalmente all'estero, che vanno addirittura a testimoniare. Ci sono anche dei siti che pubblicizzavano con dei testimonial vero e proprio, magari all'insaputa di testimonial stessi. Vaccini, sempre in quel periodo il nucleo di speciale tutela privacy e frodi tecnologiche, un'operazione chiamata VaxFree, ha consentito di intercettare un ingente traffico di falsi vaccini attraverso il dark web. Era il periodo in cui doveva ancora decollare la campagna vaccinale, chiaramente c'era la corsa ad accaparrarsi un vaccino senza attendere il normale sviluppo della campagna vaccinale, e quindi abbiamo trovato nel dark web la disponibilità di dosi di AstraZeneca, Pfizer e Moderna. Costava 155 euro a dose, addirittura per uno stock di 800 fiale il prezzo da pagare era di 20.000 euro, era garantito l'anonimato, la tracciabilità della spedizione, l'imballaggio a temperatura refrigerante, c'era tutta un'organizzazione dietro, addirittura nel servizio era perfino ricompreso il richiamo della seconda dose. Ma erano veri o erano falsi?
Falsi. Vaccini falsi, fra l'altro, naturalmente. Le tecniche adottate per realizzare questa compravendita erano molto particolari. Si utilizzavano canali Telegram, che erano accessibili previa autorizzazione del gestore. Questi canali servivano un po' da vetrina, poi l'acquirente veniva reindirizzato nei marketplaces dedicati all'acquisto sul dark web, dove il pagamento avveniva esclusivamente in criptovalute. C'era anche un servizio clienti apposito dedicato attraverso utenze anonime che erano create su piattaforme di messaggistica istantanea, e in questa operazione abbiamo individuato e sottoposto a sequestro 10 canali e account Telegram. Naturalmente in queste indagini sul web la parte investigativa non è affatto agevole, proprio perché la produzione è collocata all'estero, è spesso differenziata nello spazio in vari paesi, spesso collocati sia i server che la produzione materiale in paesi magari dove i controlli sono meno rigorosi o comunque paesi meno collaborativi sul piano investigativo e della cooperazione internazionale di polizia. Naturalmente in questi casi la collaborazione con le piattaforme di e-commerce è fondamentale. Noi abbiamo stretto una serie di contatti con le piattaforme proprio perché al di là del monitoraggio costante che facciamo con il nostro reparto speciale sia del clear che del dark web, ma avere un dialogo con le piattaforme di e-commerce è fondamentale, in modo tale che queste siano in qualche modo indotte a segnalarci i famosi, quelli detti bad actors, cioè appunto i trader meno affidabili. Da questo punto di vista è importante l'accordo raggiunto a livello fra Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento Digital Services Act, che ci aiuterà molto, perché il principio alla base di questo regolamento è che ciò che è illegale sul territorio fisico deve esserlo anche sul territorio virtuale. Non ci devono essere ambiti ambiti oscuri nel web. Bene, e questo naturalmente, questo regolamento consentirà maggiori poteri, maggiori azioni di induzione nelle piattaforme di e-commerce a collaborare, e questo chiaramente in prospettiva porterà a maggiore compliance e a un dialogo più stretto fra tutti gli stakeholders del settore. Chiaramente nel periodo di pandemia si è registrato anche un aumento esponenziale dei casi di pirateria digitale, ovvero l'illegale distribuzione su internet di palinsesti televisivi. Chiaramente eravamo costretti in casa e quindi la domanda di questi prodotti chiaramente ha visto una crescita notevole attraverso tecniche di file sharing, streaming, downloading, IPTV. Anche l'illecita commercializzazione di contenuti editoriali online, i giornali che venivano commercializzati online attraverso piattaforme telefoniche o messaggistica istantanea. Non solo, le opere letterarie coperte di diritto d'autore, essenzialmente digitali, poi ovviamente vedono un terreno assai fertile nel commercio elettronico, perché qui non c'è il trasferimento fisico di un bene, il semplice file è riproduzione illecita dell'opera, ovviamente con costi azzerati per la riproduzione. E spesso il consumatore, attratto da un prezzo o dalla gratuità talvolta del prodotto, non si rende conto dei danni al sistema paese, al sistema cultura, che arreca questo commercio. Anche qui le nostre indagini, spesso sono indagini di polizia giudiziaria a carattere internazionale. Cito l'operazione che abbiamo fatto dal nostro nucleo speciale tutela privacy e fonti tecnologiche nel giugno 2021, denominata Eurostrike. Erano ovviamente i palinsesti calcistici collegati all'evento calcistico UEFA Euro 2020. Bene, questa operazione ha consentito di disvelare un articolato sistema che era basato su piattaforme informatiche di ultima generazione. Erano alimentate simultaneamente da numerose sorgenti di contenuti che si trovavano in Europa e finalizzate. Trasformavano i segnali, ovviamente audio-video, in flussi di dati sistematicamente redistribuiti in tutto il mondo. Bene, all'esito di questa operazione abbiamo ottenuto ovviamente un sequestro d'urgenza, perché era necessario intervenire d'urgenza, il prodotto era nel tempo, l'offerta era limitata nel tempo, era il periodo degli europei. Abbiamo oscurato 276 siti vetrina che erano utilizzati per la promozione di questi servizi.
142 infrastrutture IPTV, 30 siti di live streaming, 164 link in site che consentivano di scaricare per mezzo di cyberlocker i contenuti protetti dal diritto d'autore. Come dicevo, l'azione repressiva da sola non è sufficiente. È necessario sviluppare una cultura della legalità. Non basta prevenire e reprimere, ogni consumatore deve essere consapevole dei rischi della propria condotta, degli effetti della propria condotta. E quindi un processo culturale va continuamente, di diffusione culturale va continuamente alimentato. Noi lo facciamo nelle scuole, abbiamo ogni anno accordi con i vari uffici provinciali scolastici, ci andiamo presso le scuole e, fra le altre cose, facciamo percepire il danno al sistema paese. Qual è il danno arrecato dall'acquisto di un prodotto contraffatto? Che talvolta, purtroppo devo dirlo, l'acquisto è più che consapevole da parte dei consumatori. Prima della pandemia, nel 2019, abbiamo organizzato la prima giornata insieme al Comitato Nazionale, il Comitato Nazionale della Lotta alla Contraffazione e alla tutela del contrasto all'Italian Sounding, la prima giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti. L'abbiamo fatta a Bari, alla nostra scuola allievi. Con la pandemia ci siamo dovuti fermare naturalmente, quest'anno ad ottobre ne riorganizzeremo un'altra presso la nostra nuova accademia a Bergamo, quindi cercando di coinvolgere tutti gli studenti e varie scuole che si collegheranno anche da remoto. Altro ambito della nostra azione che ha sicuramente un impatto sulla tutela del consumatore, che è le linee di intervento nel settore dei prodotti energetici. Mi riferisco naturalmente all'impennata dei prezzi. Era una tendenza che si registrava già prima dell'evento bellico, perché c'era ovviamente la ripresa globale dell'economia post-pandemica, aveva incrementato la domanda di prodotti petroliferi, quindi già si assisteva ad una crescita dei prezzi sui mercati internazionali. Il tutto naturalmente poi esploso con la crisi russo-ucraina. Devo dire, nell'ambito dei prodotti petroliferi vi sono due ampi fenomeni che dobbiamo attenzionare. L'uno che incidono entrambi sui consumatori. Il primo è che era preesistente alle tensioni sui prezzi, che è l'interesse della criminalità organizzata di mettere sul mercato prodotti energetici senza pagare IVA, senza pagare accise o senza pagare né IVA né accise. Attraverso triangolazioni societarie, attraverso false lettere di intento per false esportazioni e quindi per non versare la relativa IVA. E questo ha consentito nel tempo di mettere sul mercato prodotti che comunque ledevano la concorrenza, perché riuscivano a praticare prezzi inferiori addirittura rispetto al prezzo di acquisto, proprio perché lucravano sul differenziale, sul mancato versamento dell'IVA o dell'accisa. Altro fenomeno è quello dei designer fuels. Praticamente si tratta di questo primo ambito, cioè di illecita concorrenza. Bene, è il tema della importazione, della commercializzazione di oli lubrificanti che in realtà sono costituiti da prodotti assimilabili al gasolio. Voi sapete che l'olio lubrificante non sconta l'accisa, ma sconta l'imposta di consumo, quindi, e soprattutto non è così tracciato come il prodotto sottoposto all'accisa. E allora queste partite di olio lubrificante, che in realtà è solo dichiarato olio lubrificante, ma in realtà è gasolio, anche se con qualche soluzione chimica un po' particolare, va ad alimentare una serie di pompe bianche sul territorio. Questo porta diversi danni al consumatore, in quanto ovviamente non è un prodotto particolarmente raffinato e quindi può danneggiare i motori, soprattutto quelli di ultima generazione. Poi si tratta di prodotti che hanno soluzioni chimiche altamente inquinanti, quindi è anche un danno per l'ambiente. Da ultimo, rappresentano un pericolo per la circolazione stradale, perché questi prodotti altamente infiammabili vengono trasportati con mezzi sicuramente non idonei. Vi dirò di più, talvolta, in alcuni casi, perché poi l'ingegno non trova limite, l'autista del camion
avevo un marchingegno, un congegno, per cui a fronte del nostro controllo schiacciava un bottoncino e diffondeva un colorante nell'ambito del suo prodotto, in modo tale da far apparire al controllo come se fosse realmente gasolio e non olio lubrificante, o viceversa, in base alla tipologia di trasporto. Quando ci siamo imbattuti in questo, ci siamo subito dotati di apparecchiature in grado di effettuare un'analisi spettrometrica immediata del prodotto per avere subito contezza della natura del prodotto che stavamo controllando. E questo è il tema di una concorrenza sleale. Poi c'è il tema invece delle speculazioni sui prezzi. Beh, su questo ambito intanto devo dire da subito si sono mosse le varie autorità e ci siamo mossi naturalmente anche noi. Alcune procure della Repubblica hanno già affidato alla Guardia di Finanza delle specifiche deleghe per far luce appunto sulle ragioni del recente aumento. Così come ci stiamo ovviamente attivando in autonome investigazioni, abbiamo dato da subito indicazione ai reparti di risalire l'intera filiera per vedere in quale ambito, in quale snodo della filiera si realizza la speculazione. Io però purtroppo qui approfitto di questa preziosa occasione per fare una riflessione, quindi consegno a voi questa mia riflessione. La risposta penalistica in questi casi, a nostro avviso inadeguata, ma inadeguata per due ordini di motivi. Vi dico subito, qui gli unici articoli del codice penale che possiamo evocare sono il 501 e il 501 bis, che sono rubricati rispettivamente rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio e manovre speculative sui merci. Per configurare questo reato è pressoché impossibile. La Cassazione sul punto si è ampiamente espressa e ha richiesto per la configurabilità di questa ipotesi di reato un rincaro dei prezzi generalizzato o comunque diffuso indotto dalle dimensioni dell'impresa, dalla notevole quantità delle merci e dalla possibile influenza dell'impresa stessa sui comportamenti degli altri operatori economici. Non solo, il concreto rischio di rarefazione o di rincaro di determinati beni deve essere diverso dall'ordinario scopo di profitto che connota le attività lucrative illecite. In aggiunta, occorre che il rincaro o la rarefazione assumano forme per intensità e durata di assoluta eccezionalità, posto che diversamente qualunque momentanea penuria di merci potrebbe determinare la contestazione del reato. In tutte le nostre indagini cerchiamo di ipotizzarlo, ma è assai difficile. Non solo, permettete un'altra riflessione, c'è anche esigenza di risposta penale da parte dei cittadini, perché a fronte di condotte che sono ovviamente lesive di interessi primari, soprattutto in momenti di congiuntura come questo, bene, non vedono a fronte di questa esigenza di giustizia un'effettiva risposta sanzionatoria. Quindi una riflessione sulla possibilità di riconfigurare alcune ipotesi di reato e comunque di prevedere limiti di tale di pene più elevati, che oggi sono al massimo fino a 3 anni, consentirebbe dall'altro, da un lato, una risposta sanzionatoria più adeguata al bene giuridico che viene tutelato, dall'altro lato anche consentirvi anche strumenti investigativi probabilmente più performanti. Allo scopo di prevenire manovre speculative derivanti dalla recente rideterminazione delle aliquote, sapete, decreto legge numero 21, poi da ultimo numero 38, questi provvedimenti hanno stabilito che il garante per la sorveglianza dei prezzi potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza per monitorare l'andamento dei prezzi di benzina, gasolio, GPL e gas naturale, usato naturalmente come carburante. Non solo, è previsto anche che il corpo segnali all'autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali condotte lesive della concorrenza o che costituiscono per loro natura pratiche commerciali scorrette. La stessa autorità poi può avvalersi della Guardia di Finanza per svolgere controlli onde evitare che la normativa sugli extraprofitti determini un ribaltamento sull'utente finale in termini di maggiore prezzo. E su questo chiaramente adesso siamo in contatto con l'autorità garante per partire con questi controlli, ovviamente sempre in maniera molto molto mirata. Però ancora prima di questi provvedimenti, come dicevo, eravamo partiti, anche la stessa autorità garante per la concorrenza del mercato aveva, per il tramite del nostro nucleo speciale antitrust, aveva avviato una richiesta di informazioni nei confronti delle principali compagnie petrolifere,
così come il garante per la sorveglianza dei prezzi ha disposto l'avvio di un'indagine conoscitiva, sempre a mezzo del nostro nucleo speciale antitrust, attraverso l'invio di questionari carotaggio, proprio per individuare casi di manovre fraudolente sui prezzi. L'autorità garante, inoltre, ha in corso un'istruttoria mirata su un possibile cartello che è localizzato nella zona di Livigno, dove vi è una serie di gestori di impianti che sono sospettati di aver concordato di vendere allo stesso prezzo benzina e diesel. Questa istruttoria, ebbene, nasce da una nostra segnalazione, che parte dal reparto territoriale, dalla Terenza di Bormio, viene, come dicevo, dal reparto speciale intercettata, che c'è questa osmosi continua informativa col territorio, e quindi trasferita all'autorità per l'avvio dell'istruttoria. Abbiamo linee di collaborazione anche con l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con le competenti direzioni del Ministero dello Sviluppo Economico e col Ministero della Transizione Ecologica. Qualche operazione, con riferimento prima, dicevo, all'avvio sempre di indagini strutturate. A Pescara, lo scorso 16 marzo, nell'operazione denominata Oro Nero, ha disvelato l'architettura di un sistema fraudolento in cui i fornitori nazionali e europei vendevano il carburante a distributori indipendenti a un prezzo apparentemente allineato. In realtà, come dicevo prima, viaggiavano con cisterne piene di carburante procacciato a prezzo agevolato in violazione vuoi dell'IVA vuoi delle accise, e praticavano addirittura la pompa, talvolta a un prezzo superiore a quello dei concorrenti, quindi creando veramente enormi margini di profitto. Altro fenomeno, chiedo scusa. Altro fenomeno particolarmente odiato, da passare questo termine, dai consumatori, è la manomissione dell'erogazione alla pompa. Abbiamo anche intercettato sistemi molto sofisticati, azionabili attraverso telecomandi, per cui il gestore, in ragione della tipologia dell'entità presumibile dell'erogazione, chiaro, magari non lo fa con il motorino che carica i 2-3 litri, ma lo fa con un'autovettura che è un serbatoio più capiente, attiva attraverso questo telecomando il sistema che altera l'entità dell'erogazione e quindi fa apparire un'erogazione ufficiale al display, ma in realtà ne erogano una quantitativa inferiore. E noi concentriamo molto questi controlli soprattutto nei momenti di alto traffico veicolare, in prossimità di ferri, di ponti, dove naturalmente è un fenomeno che può svilupparsi in maniera più ampia. Abbiamo dati su questo, se vuole gliele faccio pervenire a parte, a meno che, se intanto chiedo al collega se non ce l'abbiamo qui, no, allora le farò pervenire dati specifici su questo. Abbiamo anche delle belle immagini, dei meccanismi che sono veramente ingegnosi. Altro ambito è quello delle sigarette elettroniche, anche qui sono stati dei prodotti sottoposti ad accise. Vi cito un'operazione, quella della compagnia Pronto Impiego di Aversa, che ha individuato un sito abusivo di fabbricazione, imbottigliamento e confezionamento di prodotti sprovvisti di autorizzazioni, sequestrando 1150 kg di liquidi da inalazione, con potenziali rischi per immaginare per la salute dei consumatori, 4.800 flaconi contenenti aromi di liquidi e 100.000 etichette cartacee. Altro ambito, GPL. Vedete, è un ambito in cui la sicurezza dei cittadini può essere messa a repentaglio. Anche in piena pandemia, è un fenomeno che non nasce adesso, ma in pandemia non si è certamente fermato, è il riempimento abusivo delle bombole GPL. C'è una norma molto stringente nella commercializzazione di queste bombole per evidenti rischi derivanti da esplosione di questi contenitori. Quindi le bombole devono essere sottoposte a periodiche revisioni. Solo i soggetti autorizzati possono riempire le bombole, perché il riempimento della bombola è un'operazione pericolosa. Ebbene, da qualche anno abbiamo concentrato i nostri sforzi per cercare di contrastare in maniera efficace questo fenomeno, che è molto parcellizzato, ancorché sia concentrato in alcune regioni. Abbiamo stretto molto stretti rapporti con le associazioni di categorie, nel caso di specie con Asso Gas Liquidi, proprio per ottenere informazioni anche dal di dentro degli operatori e orientare la nostra azione. Ebbene, è con soddisfazione che vi do questo dato. Lo sforzo, al di là dei sequestri, poi se volete vi darò anche i dati complessivi dei sequestri, che sono ingenti, ma il dato significativo è questo: anche in periodo di pandemia, dove c'era una domanda
certi ambiti crescente, costante, si è avuto un incremento del fatturato del 20%, quindi incremento del mercato legale, proprio in quei territori dove abbiamo concentrato i nostri sforzi operativi. Si tratta del 20% di un mercato che è stato trasferito dal mondo dell'illegalità al mondo della legalità. In materia di oli lubrificanti, in materia di prodotti petroliferi, alla luce del fatto che si sviluppavano sul territorio nazionale centinaia, migliaia di indagini, perché voi sapete, arriva un carico, viene fermato, talvolta magari viene fermato al nord, talvolta al centro, talvolta al sud, c'era il rischio di perdere di vista, con una parcellizzazione di procedimenti penali, la possibilità di raggiungere alle organizzazioni criminali che gestivano l'intero traffico. Allora abbiamo costituito al comando generale, il comandante generale ha voluto fortemente la costituzione di una nostra cabina di regia interna che fungesse da raccordo di tutte le azioni investigative. Ed è stata un'idea geniale, perché ci ha consentito, girate anche l'operazione Petrol Mafia, qualcuno l'avrà magari sentita dai media, di intercettare le grandi organizzazioni criminali che gestivano questi traffici. E questa nostra cabina di regia ha processato oltre 1500 entità giuridiche sospette e di volta in volta segnalava i reparti, dando il quadro generale di riferimento dell'organizzazione criminale per procedere in maniera ovviamente organizzata e coordinata. Varie sono, come dicevo in premessa, la collaborazione con diverse autorità. Con alcune autorità abbiamo una collaborazione che deriva da una previsione normativa, che prevede per l'autority la possibilità di avvalimento della Guardia di Finanza, in altri casi abbiamo stipulato degli specifici protocolli d'intesa. In questi protocolli vi è uno scambio biunivoco, c'è l'autorità che può delegare attività, che trasmette informazioni, ma anche i reparti operativi per il tramite dei reparti speciali che segnalano all'autorità informazioni, dati, elementi per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Per esempio nel biennio 2021 il nucleo antitrust nostro ha effettuato 111 interventi ispettivi unitamente a funzionari dell'autorità garante della concorrenza e del mercato e 64 di questi interventi hanno proprio riguardato la tutela dei consumatori. Non voglio tediarvi su tante altre cose, passo un po' più avanti. Le vendite piramidali, questo è un altro ambito di collaborazione con l'autorità garante per la concorrenza e del mercato. L'AGCOM ha avviato un'istruttoria a contrasto delle vendite piramidali, che è un sistema che, sapete, si basa sul reclutamento di una serie di persone che pagano, comprano quei prodotti, poi i loro guadagni in prospettiva dovrebbero aumentare con l'incremento della loro carriera all'interno della piramide. Quindi abbiamo individuato sistemi di vendita multilivello promossi con modalità poco trasparenti, ingannevoli e chiaramente in violazione al codice del consumo. Anche qui molte sono indagini di polizia giudiziaria che abbiamo avviato, anche in ambito internazionale. Altra attività del nucleo speciale antitrust, altro ambito molto interessante che abbiamo attenzionato di recente, riguarda alcune agenzie specializzate nella consulenza per la risoluzione di posizioni debitorie. La crisi finanziaria naturalmente ha indotto molti a rivolgersi a queste agenzie attraverso messaggi pubblicitari spesso ingannevoli. Perché ingannevoli? Perché promettevano cose irrealizzabili, la cancellazione tu cure in maniera molto semplice della posizione debitore, soprattutto promettevano la cancellazione dalle banche dati dei cattivi pagatori, che sono quelli ovviamente che poi rallentano l'accesso al credito da parte dei soggetti. Ebbene, a conclusione dell'indagine sono stati raccolti elementi informativi per l'accertamento di svariate violazioni al codice del consumo, alle norme in materia della tutela della privacy, in materia di comunicazioni commerciali emanate dall'autorità per le comunicazioni. Altro caso, ambush marketing. Allora, nel 2020 è stata introdotta col decreto legge numero 16 anche nel nostro ordinamento l'ipotesi, la sanzione dell'ambush marketing, sarebbe quella pubblicità parassitaria. Faccio credere di essere lo sponsor di un evento perché evoco in qualche modo la forma dello sponsor, insomma induco in errore il consumatore e ne ottengo l'attenzione senza aver ovviamente contribuito minimamente all'evento. E proprio all'indomani, questa fu la norma che è stata introdotta proprio in occasione dell'evento UEFA Euro 2020 qui a Roma,
Ebbene, abbiamo i nostri reparti, naturalmente si sono concentrati nell'individuare eventuali casi di questo tipo, ne abbiamo trovato uno a Roma, era un grosso cartello di grandi dimensioni proprio del centro storico di Roma che appunto integrava la fattispecie di ambush marketing. Chiaramente in prospettiva abbiamo adesso l'evento di Cortina e quindi è il tema che si riproporrà. In estrema sintesi, altri ambiti in cui interveniamo sempre in collaborazione con l'autority: il mancato rispetto dei tempi di consegna sul sito in fase precontrattuale, a tutela del consumatore naturalmente, l'omessa di consegna di prodotti che sono stati pagati, ordinati, regolarmente pagati e non consegnati, l'omesso rimborso del corrispettivo in caso di annullamento dell'ordine, la mancata e inadeguata prestazione del servizio di post vendita, così come anche, caso sempre più frequente, di aumento dei prezzi funzionale allo sconto, per far apparire più cospicuo lo sconto applicato. Così come abbiamo collaborato con l'autorità delle garanzie, garante della concorrenza e mercato, in pratiche commerciali scorrette nei confronti di operatori di trasporti ferroviari marittimi e di società operanti nella fornitura di servizi energetici mediante sistemi di teleselling. Altra importante collaborazione ce l'abbiamo con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Noi svolgiamo a favore di questa autorità diverse attività a tutela del consumatore, tra cui quelle connesse alla tutela dei minori, nella programmazione audiovisiva, alla pubblicità, alla difesa della dignità umana, alla tutela di particolari categorie di utenti e delle minoranze, ai servizi postali, in tema di secondary ticketing, ovviamente quelle operazioni, come sapete, che ripropongono in maniera secondaria biglietti di eventi praticando prezzi molto elevati, così come procedure di passaggio degli utenti fra operatori, inclusa la portabilità del numero su rete fissa e mobile. Nell'ultimo biennio rientra anche una campagna di controlli che abbiamo effettuato congiuntamente a funzionari dell'autorità garante delle comunicazioni in materia di call center. Mi riferisco a quel teleselling aggressivo molto fastidioso, quindi quelle continue chiamate su utenze fisse. I controlli svolti nei confronti di diversi operatori hanno consentito, fra l'altro, di segnalare alla Agcom più di 400 numerazioni geografiche VoIP utilizzate per attività promozionale e non comunicate al registro degli operatori della comunicazione. Naturalmente l'autorità ha adottato i necessari provvedimenti sanzionatori. Altro tema, operatori postali abusivi. Voi sapete il rischio che ha l'utente nel consegnare la propria corrispondenza a un soggetto non autorizzato, nei confronti dei quali quindi non sono stati fatti i necessari controlli. Ebbene, il nucleo speciale Bene Servizi, un'operazione denominata Mail Express, ha eseguito 127 ispezioni, rilevando 97 violazioni nei confronti di soggetti che operavano quali a franca posta senza autorizzazione ministeriale. Anche in materia di privacy, praticamente gestivano la posta, è possibile farlo, ma naturalmente bisogna essere a ciò autorizzati. In materia di privacy, la nostra azione è anche costante, anche la collaborazione con il garante. L'operazione che vorrei citarvi è quella Data Ghost, svolta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy, che riguarda, nasce dalla denuncia di un'azienda che vende opere d'arte. Bene, a un certo punto cos'è accaduto? Gli acquirenti di questa azienda venivano contattati da una fondazione che vendeva opere d'arte, sapendo che erano acquirenti evidentemente di opere da questa azienda, proponeva un appuntamento per una rivalutazione del bene che avevano acquistato, se non che in realtà l'appuntamento offrivano in vendita altre opere. Alla base c'era il problema: come erano riuscite ad entrare in possesso dei dati dell'acquisto? Al termine degli accertamenti, tutto nasce quindi da un'illecita acquisizione di dati personali con mezzi fraudolenti attraverso interposizioni di società fittizie che collocate naturalmente all'estero, per eludere la normativa comunitaria in materia di protezione di dati personali. Alla fine dell'operazione abbiamo denunciato 4 soggetti per violazione del decreto legislativo 196 del 2003. Altro fenomeno, per fortuna adesso con una nuova regolamentazione si è arginato, è quello dell'intestazione di utenti di SIM card a soggetti ignari, talvolta deceduti. Bene, il nostro nucleo comando provinciale di Roma si è imbattuto in questo fenomeno
in un'indagine per stupefacenti, perché i trafficanti usavano utenze che erano intestate soggetti ignari, piuttosto anche con potenziale rischio per chi in maniera inconsapevole risultava intestatario di un'utenza e magari era ascoltato da organi di polizia. Bene, abbiamo trovato 35.000 utenze di telefonia mobile che erano indebitamente attivate ricorrendo ad anagrafiche fantasma appartenenti a ignari clienti, addirittura soggetti deceduti o perfino soggetti senza fissa dimora, che spesso ci risultano anche titolari di decine di autovetture di lusso, lo dico a margine, ovviamente non era emersa in questa indagine. 12 sono i responsabili che abbiamo individuato, sequestrando i rapporti finanziari per un titolo e autovetture per 400.000 euro, erogando sanzioni amministrative attraverso l'autorità garante per 6 milioni di euro. Cercando di andare più rapidamente, altro ambito sicuramente di interesse per la difesa dei consumatori, come dicevo in premessa, è l'area del mercato dei capitali e dei servizi assicurativi. Anche qui, spesso tramite internet, le truffe sono dietro l'angolo. Per quanto riguarda la promozione di investimenti, chiaramente si cerca di proporre tassi elevati, addirittura un bonus di ingresso fino al 200% della somma versata. Indicativa l'operazione Alpha Capital del nucleo speciale tutela privacy, che trae ovviamente origine dalla denuncia di un truffato, che ovviamente è stato truffato grazie anche alla sua inesperienza finanziaria. Le attività, un'attività molto strutturata che ha dovuto passare attraverso l'esame di tutte le transazioni finanziarie, tutti gli intermediari finanziari, ha permesso di risalire all'intera organizzazione criminale. 4 persone sono state denunciate, 4 siti internet sono stati naturalmente oscurati. False compagnie assicurative, un altro tema molto attuale, soprattutto per quanto riguarda la promozione di false polizze per responsabilità civile auto. I siti sono molto allettanti, addirittura riproducono i loghi di primarie compagnie di assicurazione e quindi l'utente, anche talvolta l'utente più attrezzato, spesso viene truffato. Indicativo di questo è un'operazione, il fake insurance, volto dal nostro nucleo speciale tutela privacy, che ha consentito di individuare un'organizzazione che appunto creava piattaforme web finalizzate alla vendita di questi prodotti. Vi risparmio tutto lo sviluppo investigativo, vi dico che abbiamo oscurato 222 piattaforme abusive, 44 responsabili per reati di truffa aggravata, attività abusivamente esercitate, trattamento illecito dei dati. Rapidamente l'altro ambito, tutela del gioco. Anche qui tuteliamo naturalmente il consumatore. Voi sapete, nel nostro paese il gioco è un gioco amministrato, anche le scommesse sono gestite da soggetti che hanno la concessione per la gestione, e il gioco amministrato, il gioco legale, è a garanzia dell'erario e a garanzia anche del giocatore, sia in termini di prevenzione, passatemi il termine, della ludopatia, sia in termini di payback, cioè di quota parte delle giocate che viene restituita in termini di vincite. Queste sono le garanzie, e non da ultimo anche la garanzia nei confronti dei minori, che come sapete non devono avere accesso a questa tipologia di divertimenti. Ebbene, quando il gioco dall'amministrato passa a società criminali, ad aziende criminali, naturalmente queste garanzie vengono meno. Tante sono le nostre attività sul settore, ci siamo anche dotati di un speciale applicativo informatico che monitora costantemente il gettito di tutte le macchine di divertimento, a livello dislocate, proprio a livello di singola macchina, con un'analisi continua, perché laddove qualche macchina si discosta dalle soglie normali, evidentemente c'è un problema dietro, di alterazione o addirittura talvolta, dirò di più, se il gioco aumenta raccoltamente, ci può essere un profilo di riciclaggio dietro, perché io posso tranquillamente rinunciare a una quota a parte, il payback è intorno all'85-86%, quindi il costo del 14% per un'operazione di riciclaggio è assolutamente accettabile. Un'operazione qui, quella del nucleo di Pesaro, che ha scoperto un laboratorio informatico da cui venivano controllate le vincite di slot machine che erano ubicate in tutto il territorio nazionale. Questo perché attraverso password illecitamente acquisite entravano nei database dei concessionari e coglievano il momento di fine ciclo della macchina, quando cioè stava per erogare la vincita. Di fatto quindi il giocatore non avrebbe mai potuto vincere in quella macchina, perché
al momento della vincita, l'organizzazione giocava e si appropriava della vincita. Così come anche di macchine fisiche? Sì, sì, slot machine. No, no, assolutamente macchine fisiche. Così come alcuni software, e questo l'ha sviluppato, l'ha scoperto il gruppo di Torino con l'operazione Cristallo, un software per le AVP sempre, installabile con una periferica USB che permetteva di alterare abusivamente i contatori fiscali e il sistema quindi determinava una legale riduzione della percentuale di payout di vincite. Abbiamo denunciato 142 soggetti in questa operazione e 354 videoslot sequestrate, 5 milioni di euro di sanzioni amministrative. Io direi insomma che ho abusato fin troppo della vostra pazienza. Mi limito a dire che sempre nell'ambito del gioco esiste ancora il tema dei bookmaker esteri che continuano a operare in Italia privi di concessione. Qui i danni sono molteplici, anche di carattere fiscale, ma qui abbiamo numerose indagini anche di polizia giudiziaria e una serie di attivazioni di cooperazione internazionale. Io ho cercato, e veramente mi avvio alla conclusione, ho cercato di darvi un po' uno spaccato delle varie attività che svolgiamo nell'ambito della nostra missione di polizia economica, che in qualche modo, direttamente o indirettamente, vadano a tutelare i consumatori. È un problema anche culturale, come dicevo in premessa, quindi in questo ambito il sistema paese deve fare squadra. Tutti gli attori, in vario modo coinvolti, nell'azione di prevenzione e contrasto di queste fenomenologie devono lavorare insieme, siano essi privati che pubblici, motivo per cui abbiamo stretto accordi con le varie autorità di regolazione, con i vari ministeri, piuttosto che con associazioni di categoria, perché il fare squadra significa garantire la legalità, e la legalità, il tasso di legalità influisce direttamente il tasso di sviluppo di un paese a parità di altre condizioni. Quindi di questo siamo veramente convinti e approfonderemo naturalmente ogni sforzo in questa direzione. Spero di essere stato esauriente e sono disponibile per qualsiasi richiesta di approfondimento. Grazie. Generale Albore, intanto la ringrazio per la completezza, l'esaustività della relazione che ha voluto fornirci, e con lei ringrazio i suoi collaboratori e ringrazio in primis il generale Zafarana, che è stato così disponibile da fare in modo che questo appuntamento potesse circoscriversi in un ambito di tempo piuttosto ristretto rispetto alla nostra richiesta di incontrarvi, per cui doppio ringraziamento, e per l'attività che il corpo svolge nella prevenzione alla contraffazione e in tutte le attività di indagine, di repressione del crimine e di tutela dei consumatori, anche in collaborazione con le autorità. Allora, io ho alcune richieste, il collega Manca, onorevole Manca, e poi l'onorevole Battilocchio. Prego. Sì, grazie Presidente. Innanzitutto mi fa piacere ringraziare il generale Arbore e i collaboratori per una relazione molto esaustiva, interessante, completa, che chiaramente messa a disposizione necessita anche di una lettura con attenzione per entrare sui particolari, anche perché da queste relazioni, a questo interagire tra l'istituzione del Parlamento e l'istituzione di finanza viene fuori il sistema di collaborazione e anche di intervento legislativo a migliorare. Lei ha citato alcuni elementi di interventi che lei reputerebbe necessari. Penso che in questo confronto, da questa capacità di relazionarsi, debbano venire fuori appunto le opportunità. Quindi, come prima riflessione generale. Due domande, una in parte già risposto, perché appunto anche il livello, siccome la relazione è molto dettagliata e chiaramente nell'interagire con le autorità volevo capire, ma mi ha già risposto, qual era anche il livello di interazione con le diverse associazioni di tutela dei consumatori che esistono nel nostro paese, che sono elementi importanti perché sono rapporto diretto con i cittadini, anzi fungono anche da cuscinetto nei rapporti con le istituzioni come per tutta la Guardia di Finanza. E poi l'altro tema, nel verificare, cito ad esempio il tema dove si parla dell'entità economica di 639 milioni circa del valore economico dei prodotti sequestrati per quanto riguarda i prodotti industriali contraffatti.
se era possibile capire se esistono, chiaramente non oggi, poi eventualmente si riserverà di mandarci anche un appunto scritto, le diverse entità per settore, o okay, appunto di questi elementi, di queste attività economiche che portano a evidenziare queste diverse eventi delinquenziali alla fine, perché di questo trattasi. E poi se è possibile capire anche una, oltre alle tipologie, anche una se esiste una divisione per regione, per capire cosa accade nelle diverse regioni, e anche proprio strutturalmente anche nord, centro e sud del paese, proprio per capire anche queste attività delinquenziali dove si manifestano in maniera più approfondita e più forte. Grazie. Grazie. Allora, io prenderei le domande dei colleghi e poi verifichiamo se sia il caso magari di dare risposte immediate, questo me lo dirà lei, immediatamente, oppure se per la complessità, l'approfondimento necessario, possiamo aggiornarci in un'ulteriore seduta. Onorevole Battilocchio, poi onorevole Zanella. No, brevemente, innanzitutto per ringraziare il generale per la relazione puntuale. Tra l'altro, Presidente, io credo che siano stati toccati talmente tanti temi di interesse per la nostra Commissione che credo dovremo pensare anche ad ulteriori momenti di approfondimento insieme. E condivido con il collega che alcuni aspetti della relazione magari anche per noi necessitano di di essere metabolizzati anche per fare poi delle domande specifiche, anche perché lei ci ha parlato, questo un po' ci ha anche un po' preoccupato, ci ha parlato di operazioni importanti di contrasto ad azioni, iniziative condotte pericolose per i nostri capitali, per la nostra sicurezza e anche per la nostra salute. Quindi ecco, questa è anche un'occasione per ringraziare la Guardia di Finanza per il lavoro eccezionale che viene portato avanti. E solamente un paio di domande alle quali magari potrà poi fornire risposte anche in seguito. E quando ero al Parlamento europeo, 2012, venne attivata questa task force con l'OLAF, tra la Guardia di Finanza e l'OLAF, che se non sbaglio era stata impostata in precedenza, forse nel 1996. Vorrei sapere se ancora è in forza, se è in attività. Poi lei ha parlato di questo SIAC, quindi di questa progettualità che è cofinanziata dalla Commissione europea, è stata affidata dal Ministero dell'Interno alla Guardia di Finanza. Magari su questo se può fornirci qualche informazione in più. Un altro aspetto è quello legato al super bonus 110%, che per noi è importante, secondo me, avere contezza e informazioni su quelle che sono le macro irregolarità riscontrate nel corso dei vostri controlli, che hanno portato anche a dei sequestri molto molto copiosi. E poi, come ultimo aspetto, c'è questo numero, il 117. Che tipo di utenza, che tipo di numeri fa durante l'anno, e ovviamente è solo uno dei tantissimi canali di raccolta di informazioni che poi guidano la vostra attività. Grazie comunque ancora per la relazione molto molto interessante. Grazie onorevole Battilocchio. Onorevole Zanella. Grazie Presidente, ringrazio moltissimo il generale, lo ringrazio perché è stato molto semplificativo, ha toccato tantissimi ambiti, quindi mi complimento per l'attività, anche perché insomma l'Italia, secondo un recenti dati dell'OCSE, è forse il terzo paese maggiormente colpito dalla contraffazione al mondo, quindi la loro attività è preziosissima. Io pongo due domande, una su una tematica che io seguo da tanti anni, ovvero il contrasto alla pirateria online. Lei ne ha parlato, ha raccontato di quello che avete fatto in occasione degli europei, ma ovviamente è un'attività costante. Ecco, le chiedo una cosa specifica perché
Io sono prima firmataria di una proposta di legge che adesso è incardinata in Commissione Telecomunicazioni e Attività e Cultura, quindi nona e settima. Oggi proprio discutiamo un testo condiviso su cui inizieremo a lavorare. Noi abbiamo molto focalizzato l'attenzione sull'Agcom, l'autorità garante per le telecomunicazioni, con cui voi ovviamente collaborate fattivamente, quindi diciamo che il primo testo dice che l'autorità può ordinare ai prestatori di servizio di disabilitare l'accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, il blocco l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP. Voi avete sicuramente metodi molto più raffinati. Vi chiedo, visto che in altri contesti lei ha parlato di un deficit normativo, visto che c'è una normativa adesso che sta per essere incardinata sulla pirateria online di contenuti editoriali, se ci fosse qualche suggerimento che ci potete dare di normativa che aiuta anche voi ad arrivare per tempo, perché ovviamente nella maggior parte dei casi, comunque in moltissimi casi, ovviamente la tempistica è fondamentale, lo ricordava lei, l'urgenza, perché l'evento è limitato nel tempo. Questi erano europei, figuratevi sulle partite di calcio della Serie A piuttosto che Champions League eccetera, che sono una serata. Ecco, se ci sono, se possiamo inserire all'interno di questa previsione normativa qualche suggerimento, qualche dato specifico che potrebbe aiutarvi ad agire più velocemente e anche tecnicamente in maniera più efficace. Noi abbiamo cercato le metodologie più efficaci, ma senz'altro sarebbe preziosa la vostra esperienza. Un'altra cosa che le volevo chiedere, lei ha parlato molto dell'attività di sinergia sia con le istituzioni preziosa che con le associazioni. C'è un margine per implementare ulteriormente la vostra attività con le associazioni, in vista ovviamente di tutela dei consumatori eccetera, ma tutela della proprietà intellettuale di grandi marche e quant'altro in questo senso? Poi insomma sicuramente leggendo più approfonditamente altri ambiti ci saranno anche altri spunti, ma questi per me erano ovviamente più interessanti per ciò di cui mi occupo da tanti anni. Vi ringrazio davvero per l'attività che portate avanti. La ringrazio, onorevole Zanella. Io in realtà non ho moltissimo da aggiungere, volevo forse avere qualche delucidazione in più sulla chiusura delle numerazioni geografiche VoIP in relazione al teleselling aggressivo, su come funziona l'attività di indagine e di individuazione da parte proprio nella parte operativa dei numeri o sconosciuti o irrintracciabili, perché è un problema che a mio avviso tornerà adesso anche col nuovo registro, che si aprirà un potenziale di altri 78 milioni, una platea potenziale di 78 milioni di utenze mobili. Quello del telemarketing non emerso ma sommerso o da paesi stranieri o con numerazioni non conosciute o fittizie o artefatte, diventa effettivamente un problema. L'altra cosa che volevo chiedervi è se voi nell'attività, per la quale ovviamente a nome della Commissione vi ringrazio, anche nella consapevolezza di una nostra collaborazione futura, che mi auguro comincia il più presto peraltro, voi avete o avreste la possibilità di elaborare una sorta di vademecum per il cittadino per proteggersi da quelle che magari statisticamente sono elementi di truffa, di raggiro, di falsificazioni eccetera più frequenti, e su come mettere in guardia il cittadino, perché è ovvio che poi questa è una cosa che chiediamo abbastanza spesso anche alle autorità, a maggior ragione voi che siete operativi sul territorio, atteso la vostra
capacità di intervento settoriale, mirata, che serve appunto, come lei ha spiegato nella fase introduttiva, a risparmiare anche risorse e a ottenere risultati, il massimo del risultato col minimo dello sforzo, anche perché, come dire, le risorse umane, seppure un corpo molto importante, sono comunque ridotte rispetto alla, come dire, alla fantasia e alla virulenza e alla, come dire, all'estensione del fenomeno criminale nelle sue infinite articolazioni. Però ecco, io comincio a ritenere che la parte della prevenzione, che pure lei ha sottolineato, sia fondamentale, e anche il modo di mettere nelle condizioni il cittadino di potersi difendere, sia essendo informato, soprattutto il cittadino più debole, per cui i soggetti magari anziani, soggetti non particolarmente strutturati sul piano dell'informazione, dell'approfondimento, della scolarizzazione, ecco, per cui magari, ecco, da questo punto di vista potrebbe essere certamente opportuno che l'esperienza quotidiana che viene messa a frutto dal corpo possa essere, diciamo, così, diffusa con strumenti di comunicazione e di campagne informative, per cui ecco, probabilmente il vostro contributo su questo potrebbe essere fondamentale. Io poi adesso le chiederei se la sua valutazione è quella di voler rispondere così immediatamente alle domande svolte dagli onorevoli colleghi, oppure di riaggiornarci a una seduta successiva. Allora, Presidente, io gran parte posso già rispondere, per alcune analisi statistiche chiaramente mi riservo. Allora io le lascio la parola. Grazie. Grazie. Allora, intanto poi mi direte voi se non sono riuscito a toccare tutti i punti, in quel caso mi riserverei di fornire un documento. Allora, onorevole Manca, lei chiedeva una georeferenziazione un po' dei fenomeni. Allora, ce li abbiamo naturalmente, anche se è una georeferenziazione che nasce da due considerazioni. Una, i risultati operativi, che però diciamo, potrebbero essere autoreferenziali, potrebbe non essere una georeferenziazione del fenomeno, ma dei risultati, ma comunque indirettamente intercettano anche l'entità del fenomeno. E poi noi ci siamo dotati anche di un sistema di geolocalizzazione di dati di contesto esterno, dai quali è possibile trarre anche indicazioni specifiche di determinate anomalie. Mi riferisco a tutti i dati di contesto esterno, chiaramente dati certificati, flussi finanziari piuttosto che i dati sulla popolazione, sulla scolarizzazione, tutto ha un'influenza, perché anche il livello della scolarizzazione incide sulla tipologia del fenomeno contraffazione, perché è una utenza meno strutturata, ecco, meno attrezzata per comprendere il fenomeno. Quindi ecco, dati di questo tipo ci riserviamo di dargliele, ma con questa duplice sfaccettatura. La collaborazione, lei parlava con autorità e associazioni di consumatori. Allora, è fondamentale. Con le autorità, come dicevo, noi da tempo collaboriamo e in alcuni casi, come dicevo nella relazione, vi è proprio una previsione normativa, per cui l'autorità può avvalersi della Guardia di Finanza. Nel caso di specie molto spesso viene precisato che la Guardia di Finanza in questa attività di collaborazione esercita i poteri di polizia economico-finanziaria, i poteri di polizia che poi sono quelli di polizia tributaria, che sono poteri anche particolarmente invasivi. In altri casi non c'è questa norma, ma poco cambia, perché in ragione del protocollo d'intesa che il decreto del 68 del 2001 ci consente di stipulare, in quale forma di collaborazione istituzionale, di fatto raggiungiamo il medesimo risultato. Non solo, noi abbiamo talvolta anche il nostro personale presso le autorità, proprio perché mettere a sistema l'informazione è fondamentale. Con le associazioni di categoria, credo di rispondere anche ad un'altra domanda in questo senso, noi abbiamo vissuto all'inizio un problema di diffidenza. La Guardia di Finanza con le imprese in passato ha avuto un rapporto per sua natura di tipo conflittuale. Molto è cambiato, come vi dicevo i nostri controlli sono parametrati e fondati sul dialogo, perché anche in ambito fiscale, dico, una verbalizzazione che è frutto di un confronto è una verbalizzazione più solida per entrambi. Quindi l'approccio culturale anche delle imprese nei confronti della Guardia di Finanza è cambiato. Quindi da qualche anno noi abbiamo un dialogo molto più stretto con le associazioni di categoria, ma non solo a livello centrale. Analoga indicazione abbiamo data a livello locale, per cui gli uffici locali delle associazioni di categoria hanno un stretto contatto con i nostri reparti. Questo perché?
perché in alcuni ambiti, talvolta ambiti difficili, potete immaginare, dal punto di vista ambientale, tale segnalazione magari non si possono fare per iscritto. Quindi è necessario, per tutelare il segnalante, avere un rapporto diretto con le associazioni di categorie, che sono un po' il termometro del tessuto produttivo nel territorio. Quindi vi posso garantire che le collaborazioni sono tantissime, intense e vanno sempre più migliorando. Il dato con Assogas Liquidi, che vi dicevo prima, è il frutto proprio di un trasferimento di informazioni importanti. Quindi mi riservo di farle avere questo lavoro sulla georeferenziazione del fenomeno della contraffazione. Circa la differenza fra aree, mentre vi è una concentrazione in alcune aree geografiche sulla produzione di alcuni beni, circa la commercializzazione è abbastanza uniforme sul territorio nazionale, devo dire. Quindi io differenzierei fra produzione e emissione sul mercato. E in questo però anticipo una riflessione che volevo fare nel confronto di un'altra domanda che mi è stata posta. L'Italia, l'onorevole Zanella credo, che ha detto che l'Italia è il terzo paese maggiormente colpito dalla contraffazione. Questo dicono le statistiche, ma sapete, le statistiche vengono costruite anche sulla base dell'entità dei sequestri. E siccome l'Italia è un paese attento, e devo dire la Guardia di Finanza dà un contributo consistente al contrasto, ebbene l'entità dei della contraffazione, a mio avviso, non di per sé, è anche testimonianza di attenzione al fenomeno, cosa che magari in molti paesi non c'è, e quindi magari è una posizione che dovrà migliore della nostra, ma in realtà il fenomeno è molto più diffuso. Poi passo invece ad altri temi. Rapporti con l'Olaf. Le rapporti con l'Olaf ovviamente sono storici. Noi abbiamo avuto anche i nostri ufficiali che hanno lavorato ad Olaf. E inizialmente era in ambito del contrasto agli aspetti finanziari, poi gli ambiti si sono ampliati ed è molto stretta il rapporto. Non solo, adesso si è arricchito diciamo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, si è arricchito di un altro attore importante, che è la Procura Europea. Dallo scorso giugno, voi sapete, è nata la Procura Europea EPPO, con cui abbiamo rapporti strettissimi, perché le materie di competenza di EPPO poi sono le nostre materie. Si tratta ovviamente di frodi all'IVA piuttosto che di contrasto all'illecita erogazione di fondi comunitari. E voi immaginate la prospettiva del PNRR, come ci vede molto impegnati in questo ambito. Quindi i rapporti sono assolutamente stretti. Per quanto riguarda il SIAC fu costruito e finanziato da fondi comunitari, tant'è vero che inizialmente la sede era a Bari. Voi sapete che una delle condizioni per le erogazioni finanziarie dell'Unione Europea e l'allocazione nei paesi nelle regioni obiettivo, quindi fu allocata a Bari presso la nostra scuola. Adesso l'abbiamo ritrasferito, ormai i 5 anni sono trascorsi, l'abbiamo ritrasferito a Roma e lo stiamo con l'occasione reingegnerizzando per fornire un servizio al cittadino, quello che si diceva prima, cioè su ogni prodotto il cittadino può avere contezza delle attenzioni da porre per individuare casi di falso oppure per ripararsi, per proteggersi da truffe. E qui vado anche ad un'altra, cerco di rispondere un po' in maniera così anche abbastanza randomica, ma per seguire un filo logico. Tante sono le iniziative che poniamo, non soltanto quelle a cui ho fatto riferimento nei confronti degli studenti, ma anche nei confronti della popolazione. A livello locale si organizzano molti eventi per sensibilizzare anche le categorie più esposte, gli anziani. In alcuni territori, ricordo quando ero comandante di Brescia, l'ho fatto anche a Brescia con il collega questore della polizia, loro affrontavano i temi dei furti, noi affrontavamo i temi, quindi ovviamente anche di frutto delle attenzioni da porre nel prelevare il denaro al bancomat, piuttosto di non cedere a non aprire casa, abitazione da sconosciuti o quant'altro. Noi cercavamo di dare informazioni su come proteggersi da tentativi di truffe. Quindi è un'azione culturale che deve avere molteplici canali. Quindi sicuramente il Vademecum sarà scaricabile, adesso non appena lo metteremo sul nostro sito, ma devo dire a quello bisogna aggiungere una serie di iniziative per creare la cultura. 117 nasce nel 1996 nella Guardia di Finanza. Ci ho pensato un attimo perché mi ricordavo la data precisa. 1996 e nasce come servizio di pubblica utilità, non è un servizio di emergenza. A breve, voi sapete, con il numero unico 112 NUE, numero unico europeo, anche il nostro, per cui chi digita il 117 in prospettiva confluirà nell'unico call center, naturalmente è un numero dedicato a chi vuole segnalare
delle violazioni di carattere finanziario, economico, l'operatore poi reindizierà la chiamata ai nostri operatori di sala operativa, così come al 117 si arricchisce di nuovi due ambiti, giusto per informazione, la sicurezza della montagna, dove il nostro soccorso alpino riceverà le chiamate dal 112 reindirizzate al 117, e la polizia del mare, perché voi sapete, dal 2017 la Guardia di Finanza è l'unica forza di polizia in mare. Detto questo, le chiamate, abbiamo avuto nel tempo un andamento non sempre omogeneo di chiamate, in base alle sensibilità, per esempio un periodo di crisi finanziaria dove c'è un invito alla correttezza, alla segnalare situazioni, abbiamo avuto dei picchi, quindi anche questo è un dalla contingenza, dalla sensibilità dell'opinione pubblica, e devo dire a livello generale abbiamo un'omogeneità di chiamate. Chiaramente noi abbiamo un servizio pronto a intervenire rispetto alla chiamata, e interveniamo dove la chiamata naturalmente merita un intervento immediato, perché poi arriva di tutto al 117. Mai anonime. L'anonima non è che viene cestinata, attenzione, l'anonima viene data al reparto per gli approfondimenti, ma non deve essere uno strumento di delazione, ovviamente. E poi lei ha affrontato il tema del super bonus 110%. Qui ci vorrebbe un'audizione ad hoc. Mi limito a dire questo. Lo strumento è stato nel tempo affinato, e questo adesso rende lo strumento più sicuro. Da maggio, da questo mese, voi sapete, dal 18 maggio, anzi, chiedo scusa, 18 maggio ci sarà la piena tracciabilità del credito ceduto, e questo ci consente di ricostruire. Poi sono intervenute anche limitazioni alla cedibilità. Tant'è vero che tutti questi sequestri che noi abbiamo fatto si riferiscono a operazioni effettuate a novembre, quindi ante decreti che hanno poi apportato correttivi. Comunque su questo siamo arrivati a circa 2 miliardi e 100 milioni di sequestri effettuati. Anche qui abbiamo indagini molto strutturate, perché ci sono regie criminali dietro queste organizzazioni, dietro queste grosse cifre naturalmente che sono state monetizzate. Le modalità sono le più diversificate naturalmente, e quindi se vuole posso anche far avere su questo uno scritto dedicato con dati di contesto. Andando invece all'altro tema, il contrasto a pirateria online. Allora, qui mi riservo di presentare alcune proposte, perché devo sentire i nostri nuclei speciali che quotidianamente, i tecnici del web che quotidianamente si affrontano queste investigazioni, quindi rischierei di essere incompleto nel dare adesso dell'informazione, delle proposte, quindi mi riservo un confronto con loro, e quindi mettiamo a sistema una serie di proposte che possono per noi essere utili e veicoleremo. Naturalmente questo è un ambito che vede anche la competenza della Polizia Postale in molti ambiti, e quindi credo che naturalmente noi ci raccordiamo, e quindi potremmo anche far sistema con loro e veicolare queste informazioni. Anche ecco, sulle chiusure delle VoIP vale lo stesso discorso, gli darò un documento tecnico con cui spiegare per bene come le modalità tecniche con cui si arriva all'inibizione di queste utenze. Spero di aver affrontato tutti i temi che sono stati proposti, quindi con questa riserva non avrei altro da aggiungere. Bene, generale, io le ringrazio della completezza anche delle risposte, aspettiamo gli ulteriori approfondimenti tecnici. A questo punto la ringrazio per la partecipazione all'audizione. Noi chiudiamo il nostro